Benvenuta estate, seppur calda come non mai, ma con un po' di refrigerio che si potrà trovare alla Vigor, la piscina comunale gestita da Salerno Solidale, fruibile da utenti con fragilità, ma con la possibilità di accesso per tutti, fino ad esaurimento posti. Una struttura che offre divertimento e relax con due piscine, un ampio prato, che a breve, come annuncia l'assessore alle politiche sociali del comune di Salerno, Paola De Roberto, si rifarà il look. Dovremo avere la ristrutturazione della piscina Virgor e anche importanti interventi sul complesso dell'Arbostella, grazie a un impegno della Regione Campania, e quindi credo che questo sia un gran bel risultato. Il tema della disabilità, non autosufficienza e dell'autismo impegna quasi il 30% del bilancio destinato alle politiche sociali ed è la cifra più alta. A seguire c'è solo l'investimento per le persone più anziane, per cui veramente insomma c'è grande attenzione. La società Salerno Solidale è il nostro, diciamo così, braccio operativo, e attraverso Salerno Solidale riusciamo a dare qualità dei servizi come questa stagione estiva. C'è tanta gente che mette molto di più di quello che è semplicemente il dovere, ci mette l'anima, ci mette il cuore, come alla casa albergo, come qui, come tutti i servizi alla persona, quindi io lo riconosco. Un grazie a quanti lavorano tutti i giorni, da Menar Ceri, presidente di Salerno Solidale, che sottolinea la funzione sociale della Vigor. È una nuova avventura, una nuova estate, ma soprattutto un'estate all'insegna dell'inclusione, perché vengono garantiti presso questa struttura il servizio di assistenza in acqua e di accompagnamento in acqua in favore delle persone con disabilità. Quindi questa struttura ha sempre avuto una vocazione sociale, è aperta a tutti perché è aperta a tutti, però ha rispettato questa che sono una finalità sociale che il Comune di Salerno ha voluto dare. Uno spazio vocato soprattutto all'accoglienza delle persone con fragilità che nel periodo pandemico, è stato ricordato, è stato uno dei pochi spazi ricreativi fruibili nel Comune di Salerno. Una missione sociale fondamentale, rimarca il sindaco della città, Vincenzo Napoli. Vivo con l'occhio puntato alle fasce più svantaggiate, e quindi vengono qui accolte amorevolmente, accudite, con personale qualificato e specializzato, e anche loro fanno la loro stagione magari.